Salve, benvenuti in questo secondo episodio di Lecce Food Tour. In questo momento ci troviamo nella campagna pugliese, perché la prima meta di questo food tour non sarà un ristorante, non sarà una pasticceria o una caffetteria. Infatti abbiamo deciso di aggiungere una chicca secondo me molto interessante al format del food tour. Infatti chi ci ospita ci proporrà il suo panino personale che l'ha accompagnato durante la sua vita qua, in questa terra. Infatti siamo andati proprio al supermercato, abbiamo preso tutti gli ingredienti e li farò assaggiare il panino doc pugliese, il panino che trasmette freschezza. Dai. Cosa ci prepari oggi? Per iniziare abbiamo preso un buonissimo pane di Altamura, super croccante come piace a noi. Ci mettiamo un po' di olio alla base giusto per inumidirlo un po'. Ragazzi, questo è olio Evo Doc della mia campagna. Cioè, lo sentite tutto quanto, proprio la freschezza degli olivi. Poi ci abbiamo capocollo, cioè guardate la freschezza. Lo mettiamo a palate. Pomodorini freschi freschi, li laviamo un po'. Una bella burratina, bella ripiena. E ora non siete pronti. Ora ci mettiamo due foglioline di basilico, giusto per aggiungere quel tocco di italianità in più, che non guasta mai. Concludiamo con un ulteriore olio Evo. E questo qui è il panino Andrea. Esatto, questo panino, ragazzi, al mare. E adesso qui entro in gioco io. È veramente uno splendore. Andiamo al taste test e all'inizio di questo secondo episodio di Lecce Food Tour. Buon appetito a tutti. La freschezza. Cioè si sente il basilico, la cremosità della burrata, la leggera nota acida dell'olio che ti stimola la gola. Eccezionale. Diciamo un buon spuntino, dai. Un ottimo snack. Buon appetito a tutti. Buon appetito a tutti. Pizzozzo tutto. Fa freschissimo. Super bella consistenza, perché c'è di sotto è croccante. Poi arriva la parte soffice del pane. Poi la burratina. Un tocco di classe. È il piccantino del capocollo che fa la differenza. E ci sta da Dio. Ti va a contrapporre con la burrata, che è fresca, dolciastra. Meraviglioso. Chiudi gli occhi e godi. È uno dei panini migliori che abbiamo mangiato qua. Oh. Soddisfacente. Oddio. Sarà anche perché ho fame. Perché ora ho fame. Ma boh. È buono. È buonissimo. E per entrare effettivamente nel vivo di questo secondo episodio di Food Tour qui a Lecce, quale miglior modo se non comprando qualche pezzo di rosticceria che non abbiamo ancora preso nel primo episodio? Esattamente da Panificio Quarta o Delizie del Forno. Abbiamo preso due pezzi di rosticceria, una focaccia con pomodoro, capperi, un sacco di olio e cipolle, e poi la cipollata che è questa sorta di sformato con patate, cipolle e pomodoro e olive. Buon appetito a tutti. Queste qui sono le classiche colazioni che ti danno le nonne, super pesanti quando sei al mare. Poi non puoi fare il bagno per una settimana. Super sugosa, saporita. Una frittata super cremosa, arrogante, veramente spettacolare questa. Io adoro la rosticceria del sud Italia. Prima ist, poi ist, ist. Particolare, si sentono un sacco i capperi. È un ottimo pasto da portarsi al mare durante una giornata, durante una scampagnata. È il classico pasto ristoro occasionale. Cosa mi ricorda? Uno sformato. È lo sformato del giorno dopo, che è mega buono. È vero. È praticamente la regina della Puglia, indiscussa della Puglia. Focaccia, questo è un tipo di focaccia ripiena. Andiamo al taste test. Ci avranno messo una bottiglia d'olio, come piace a me, quindi è super unta. E per quanto è unta mi disseta. Poi tutto quest'unto si combacia perfettamente con il croccante
della superficie, perché è diciamo una combo perfetta, proprio si stringono la mano. Dopo tutto questo unto e salato non si può chiamare mattinata senza il dolcettino. Una focaccia ripiena, però questa volta dolce, con le gocce di cioccolato, bella stratificata. È mega buona, wow. Soffice, cioccolatosa, cremosa. Orgasmo culinario. Ti vuole bene alla bocca? Vediamo se il Frank ci sta mentendo. Non mi spingo fino all'orgasmo culinario, ma la sofficezza di questa focaccia. Cioè, questo impasto qui non è che l'hanno impastato, l'hanno abbracciato per farlo. Come se fosse stato fatto da un gatto che si sta preparando a dormire. È un impasto coccolato. Meraviglioso. Mi ricordo un sacco quando il pomeriggio prendevo delle fette di toast, ci mettevo una torre di cioccolato, di Nutella, lo chiudevo. Come fa a non essere buono? Non mi spingo sull'orgasmo culinario, ma ci siamo vicini. È un botto soddisfacente da mordere. Abbiamo lasciato la frenesia della città di Lecce per recarci a Squinzano, un paesello limitrofo a Lecce, per andare in un ristorantino e mangiare dei piatti che ti fanno sentire semplicemente a casa. Questo è il ristorante Mare Nuescio, per andare a assaggiare un po' i piatti di mare, di terra e tanta bella robetta. Da Mare Nuescio, solamente dai piatti, mi sento a casa. Cioè, mi è arrivato un po' di petto fritto. Che buona frittura di mare. Nel futuro siamo sempre stati un po' carenti di pesce, però in questo qui a Lecce recuperiamo. Abbiamo un mare qui. Ti togli il guscio? Sì. No, una frittura? La frittura si mangia tutto. Si to- no, di quelli piccoli si mangia tutto. Cristian, qua che devo dire per il birro? Mi sento in Puglia adesso. Comunque qui abbiamo anche il baccalà inondato di sugo, patate, pomodori. E tutto ciò, il baccalà con i pomodorini così super unto, quanto è buono. Corona di totano. Qui abbiamo sti mega ravioli. Qui abbiamo anche questi ravioli con salsa di rosso di gambero ripieni di cernia. Ah, il rosso di gambero, che profumo! Buon appetito a tutti. Sono tutti belli sugosi, i gamberi sono... Chiudi. Pomodoro freschissimo, si sente. La prima botta è quella di pomodoro iper fresco, poi arriva la botta del gambero o dell'interno del raviolo. Pazzesco. Questo qui, Andre, cos'è? Ragazzi, qui abbiamo ciceretria, un piatto super tipico. Praticamente pasta fatta in casa, normale e fritta. Poi guardate che spettacolo. Quindi è pasta di mare con vongole, gamberetti. Un sogno. Con questa vi sentite ufficialmente in Puglia. Super ceciosa, stranissima, particolare, molto particolare. Tutto mega buono, cioè la pasta croccante, il pesce freschissimo. Si sente un sacco il cecio. L'ha fatta di fagnolo di ceci, non si sa, ma a livello di consistenza è fantastica. E per rinfrescarsi la bocca, un bel crudo misto di pesce. Un appetito a tutti. Si squaglia in bocca. Voglio provare anche questi gamberoni. Salsettina. Qui si sente il mare. Possono non piacere a tutti. Importanti questi. È molto particolare, personalmente è iper impegnativo, ovviamente tanto particolare. Qui abbiamo invece una vellutata di fave con polpo e pane fritto. Piatto della tradizione povera, immagino. Esatto. Muerzi fritti. Muerzi fritti. Polpo bello saporito, col pepe, il pane fritto croccante. E la vellutata di fave proprio ti avvolge la bocca con amore.
Sinceramente il retrobusto e la velluta di fave non mi fa troppo impazzire, perché rimane sempre con una nota amarognola, non ha un risvolto dolciastro come di solito capita nelle vellutate, come quelle zucca, di ceci. Qui abbiamo delle fettuccine belle sugose con i moscardini e è un altro primo, andiamo al taste test. È il settimo piatto che ci mangiamo, è buono come se fosse il primo, cioè queste fettuccine super sugose, moscardino tenero, saporito. Viva Lecce, viva Squinzano. Ma perché devo descrivere? Spingi la camera, non so voi. Ah, è stato veramente un bel pranzo. Ne vale veramente la pena farsi questi 20 minuti in macchina da Lecce per farsi una bella scorpacciata di pesce, cibi di terra, cibi di mare da Mare Nuescio. Siamo tornati al centro di Lecce per fare una merendina così al volo. Siamo in un posto a me molto caro. Sono già stato qui 2 anni fa, l'ultima volta che sono stato a Lecce. Quindi adesso sono tornato perché ho legato veramente un bel ricordo ai cibettini che assaggiai. Mi dispiace, questa è cotta. È il rotolo di sfoglia della nonna. C'è questo foglio di sfoglia leggermente croccante all'esterno e poi il dentro è super soffice, cioè si morde bene. Benessere spirituale. Non è offensivo, per me è un complimento enorme. Pizzetta e sfoglia di compleanno, buonissime. Lui? La pizzetta sfoglia al cubo, il mio pezzo di rosticceria preferito. E adesso per concludere ovviamente un rustico. Ha fatto un morso come si deve. Sta buono, fatto buono. Fregatevene del cibo, quanto valutate il mio morso? È stato bellissimo, mi sono sentito bene. È molto buono perché hai morso bene. Ho scoperto il trucco per farsi piacere il cibo, è morderlo bene. Devi fare proprio l'amore, devi addentarlo come si deve. Buon appetito a tutti. Da oggi sei il mio mentore. Tutto questo mi ricorda tipo i classici snack, eri ai compleanni tutto sudato dopo che avevi finito di giocare a nascondino, lì morto, andavi e ti mangiavi 15 di questa. E coi carboidrati per oggi ancora non siamo felici, a cena pizzettina napoletana da mala femmina. Poco ripieno, cioè cornicione ripieno di ricotta, provola e taralli, cioè ma godi, quasi gode. È un'esplosione di sapore. No, è illegale. Assurdo. No. Io non mi ho mangiato una pizza così. Io pure. Tutta la mia vita. Le reazioni mi hanno incuriosito alquanto. Cremosità, freschezza del basilico, croccantezza delle mandorle. È buona fino all'ultimo morso perché il cornicione è anche ripieno. Ho il cornicione ripieno. Nuova ricotta. E per concludere in bellezza questa giornata di food tour qui a Lecce, quale miglior modo se non con un classico, con una bella salsiccia friarelli napoletana doc. Friarelli e salsiccia bella unta, pizza verace napoletana, un piacere. Ci siamo fatti una bella mangiata di pizzetta, eh?
E qui da Santa Croce vi dico che per questa giornata di futuro è tutto. Ancora non abbiamo finito, ci rimane ancora qualche tappa da parte. Perciò ci vediamo direttamente domani. Buonanotte. Ah, cambio di location amici miei. Benvenuti in questa quarta ed ultima giornata qui a Lecce. E ultima giornata di food tour. In questo momento ci troviamo al mare, a Torre dell'Orso, per andare ad assaggiare forse una delle torte più buone del mondo. Torta crepe da dentoni. Torta crepe da dentoni, che sarebbe essenzialmente una torta con uno strato enorme di Nutella e tanta goduria, dico solo questo. Torta fatta di crepe proprio? Sì, e panna ovviamente. Ah, qui rischio lui, shock culinario. Lui ha chiamato lo shock. Qui si conferma e si firma lo shock culinario e non dico nient'altro. Lo metti... Sì. Ok, firmo lo shock. Potentissima. Allora, questo è orgasmo culinario. Non è shock perché alla fine sono tante crepe sovrapposte, la crema chantilly, Nutella, però in bocca si crea veramente il paradiso. Nel balzare abbiamo fatto 30 km per questa. Va. È seta, è fa. La Nutella per i miei gusti è leggermente troppo invasiva. Mi soffermo sull'orgasmo culinario. Peccato per la Nutella, sarebbe stato shock. Ditemi cosa c'è di meglio di iniziare la giornata così. Buon appetito a tutti. È orgasmo culinario. La consistenza di quello strato appunto di Nutella sopra, poi arriva la freschezza degli strati delle crepe, cioè è indescrivibile. Per me è shock. A me piace un sacco. Per me è shock. Sarà perché sono affamato, perché è il primo pasto. Ma per me, ragazzi, lo dico qui, è shock culinario. Anche perché sennò poi non sarebbe valsa la pena sporcarsi la felpa. No. E perciò amici miei, come tutte le cose belle, anche questo food tour in Salento è arrivato alla sua conclusione. E devo ringraziare Andrea che ci ha portati in giro per tutti i posti, che ci ha fatto scoprire tutti questi cibi super mega buoni. È stato veramente incredibile, forse uno dei miei food tour preferiti fino adesso. Il food tour preferito. Avere una guida cambia completamente la prospettiva, cambia completamente tutto il viaggio e lo rende solo migliore. Perciò se volete scoprire anche voi dei cibetti interessanti, mi raccomando, passate da Italy Food Port Puglia, che quest'estate quando ci passate qui in Puglia è d'obbligo. Perciò spero veramente che questi food tour qui a Lecce in Salento vi siano piaciuti. Speriamo di avervi fatto scoprire dei cibi e dei posti interessanti dove andare a mangiare. E noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci. Sì, perché lo sapevo già, l'ho trovato dalla fotocamera.